La giustizia di Gesù è superiore a quella degli scribi e dei farisei, perché è animata dall'amore, dalla carità, dalla misericordia e pertanto capace di realizzare la sostanza dei comandamenti, evitando il rischio del formalismo. Lo ha detto Papa Francesco prima della preghiera dell'Angelus, commentando la pagina del Discorso della Montagna dal Vangelo di Matteo inserita nella liturgia di questa domenica. Gesù, ha spiegato, vuole aiutare chi lo ascolta a rileggere la legge mosaica, manifestandone le finalità originarie e dandone compimento con la sua predicazione e l'offerta di se stesso sulla croce. Cristo quindi insegna come fare pienamente la volontà di Dio per essere cristiani non di facciata ma di sostanza. Così, parlando dell'omicidio, dell'adulterio e del giuramento, Gesù va alla radice del male. Non si uccide solo con l'omicidio, ha ricordato il Papa, ma anche con gli insulti che non sono gravi come l'uccisione, ma ne sono le premesse perché rivelano la stessa malevolenza. Gesù ci invita a non stabilire una graduatoria delle offese, ma considerarle tutte dannose, in quanto mosse dall'intento di fare il male al prossimo. E Gesù dà l'esempio, insultare. Ma noi siamo abituati a insultare. È come dire buongiorno. E quello è sulla stessa linea dell'uccisione. Chi insulta il fratello uccide nel proprio cuore il fratello. Per favore, non insultare. Non guadagniamo niente. Come si giunge all'omicidio attraverso le offese, ha spiegato ancora il Papa, così Gesù chiarisce che si arriva all'adulterio guardando con intenzioni di possesso una donna diversa dalla propria moglie. Infine Gesù dice ai discepoli di non giurare, perché così si strumentalizza l'autorità di Dio per dare garanzia alle nostre vicende umane. Siamo chiamati invece ad instaurare tra di noi, ha concluso Papa Francesco, un clima di fiducia reciproca in modo da essere ritenuti sinceri senza ricorrere a interventi superiori per essere creduti. La diffidenza e il sospetto reciproco minacciano sempre la serenità.